Da domenica 8 settembre Boiano e i comuni limitrofi dell'area Matesina resteranno senza il medico pediatra. Occorre un nuovo bando da parte dell'ASL. Domani mattina a Palazzo San Giorgio a Campobasso è in programma il consiglio monotematico che riguarderà la zona a traffico limitato nel centro storico. Aumento dei costi dei libri di testo e del corredo scolastico. Le famiglie dovranno affrontare circa il 6,6% di rialzo dei prezzi per l'inizio delle attività didattiche. Fondi nazionali per le mense biologiche a beneficio delle famiglie in difficoltà. In regione ha ottenuto le risorse finanziarie solo il comune di Isernia. Un cordiale saluto e benvenuti all'appuntamento quotidiano con l'informazione di TLT. A breve Boiano resterà senza un medico pediatra. Per garantire l'assistenza medica in zona servirebbe un nuovo bando da parte dell'azienda sanitaria regionale. Tra le diverse difficoltà che sta affrontando il settore sanitario in Molise c'è anche la carenza, soprattutto in alcune zone della regione, di medici pediatri. Il consigliere regionale di Costruire Democrazia, Massimo Romano, si pronuncia sulla questione in relazione al fatto che a breve Boiano resterà sprovvisto proprio di un medico pediatra. Dal prossimo 8 settembre, infatti, scadrà il contratto semestrale con il quale l'azienda sanitaria regionale aveva incaricato provvisoriamente una professionista a garantire l'assistenza medica agli abitanti più giovani della zona. Le motivazioni del mancato rinnovo del contratto sembrerebbero essere legate alla necessità di dare priorità ad altri comuni delle aree interne, a loro volta interessati dalla carenza di medici sul posto. In proposito, il consigliere fa sapere di aver indirizzato una formale diffida ai vertici dell'ASREM, della quale sono informati la Regione Molise e i sindaci dell'area matesina, sollecitando inoltre la pubblicazione di un nuovo bando per garantire la continuità assistenziale sul territorio, che secondo l'esponente di Costruire Democrazia sarebbe ostacolata da un ritardo nell'indizione delle procedure selettive ordinarie per la copertura delle zone carenti. Va aggiunto che la presenza di un professionista a Boiano rappresenta un punto di riferimento non solo per gli abitanti della cittadina, ma anche per i residenti nei piccoli comuni vicini. Consiglio comunale oggi a Termoli unanime sull'approvazione dell'ordine del giorno che riguarda l'ex stabilimento Fiat. L'amministrazione del sindaco Nicola Balice dovrà avere un ruolo di verifica delle garanzie occupazionali e di tutela ambientale nel processo di transizione verso la produzione di motori elettrici nella fabbrica di Pantano Basso. Le richieste alla maggioranza sono partite dai banchi dell'opposizione. Ci spostiamo a Campobasso, dove il comitato civico nato a febbraio per riunire le segnalazioni riguardanti il degrado del cimitero pubblico della città ha richiesto alla nuova amministrazione comunale un incontro urgente per riportare ai rappresentanti politici le problematiche e i disservizi presenti. Dopo le piogge di alcuni giorni fa, i cittadini hanno riscontrato che alcune aree del cimitero si erano infatti allagate. Parcheggi, vivibilità, accoglienza. Domani in municipio a Campobasso, al centro del Consiglio Comunale, l'ipotesi di slittamento della zona a traffico limitato nel centro storico. Potrebbe seriamente slittare l'attivazione nel centro storico a Campobasso dei varchi della nuova zona a traffico limitato, proposta avviata dalla precedente amministrazione Gravina. La sperimentazione, inizialmente fissata a partire da lunedì 2 settembre, dovrà essere sospesa per il centrodestra a Palazzo San Giorgio, in assenza, sembrerebbe, di approfondimenti socio-economici e tecnici. Per Fratelli d'Italia sarebbe quindi meglio attendere la conclusione di operazioni in corso d'opera lungo via Marconi prima di avviare il progetto di sperimentazione urbana e la regolamentazione dei parcheggi nel borgo antico del capoluogo. L'amministrazione della sindaca Maria Luisa Forte ha però fretta di chiudere questa idea di rimodulare il traffico e i lavori di riapertura di via Marconi potrebbero avvenire solo nella primavera prossima. Il consiglio municipale monotematico di domani dovrebbe chiarire molti aspetti sulla ZTL agli amministratori locali, residenti e imprenditori commerciali.
Il centro storico di Campobasso continua a versare nel degrado, questo è quanto dichiarato dal gruppo consiliare di Noi Moderati. I residenti devono tornare ad essere coinvolti nelle scelte dell'amministrazione comunale. Intanto le saracinesche continuano a restare chiuse ed altre ad abbassarsi, concludono gli esponenti di centrodestra a Palazzo San Giorgio. Poche certezze dalla Stellantis per la fabbrica automobilistica della sede abruzzese di Atessa. In azienda continua il ricorso alla cassa integrazione. Sono allarmanti le voci sulle sorti dello stabilimento automobilistico Stellantis di Atessa. I segnali in tal senso non sono certo confortanti, nonostante le rassicurazioni che si erano avute sulla paventata cessazione della cassa integrazione per le maestranze dell'azienda abruzzese nella Val di Sangro. Al contrario, gli ammortizzatori sociali proseguono ad oltranza e le preoccupazioni della parte sindacale sono evidenti. Per Tiziana Magnacca, ex sindaca di San Salvo e attuale assessore regionale alle attività produttive dal gruppo Stellantis, ci sono segnali di poca chiarezza sul futuro della produzione dei veicoli leggeri Ducato. Il governo della regione Abruzzo si attende dalla società azioni in grado di dare certezze ai dipendenti nei prossimi mesi ed anni nella fabbrica di Atessa, sede da più di 40 anni del più grande impianto europeo di veicoli commerciali leggeri, dove sono in fase di ammodernamento le linee di produzione della nuova generazione di furgoni Fiat, Peugeot, Citroen e Opel, un percorso che ha portato alla produzione di oltre 7 milioni di veicoli venduti in più di 75 nazioni. In attesa dell'imminente apertura delle scuole prevista il 12 settembre, il Comune di Termoli ha avviato diversi interventi per il taglio dell'erba e la pulizia delle aree verdi nei numerosi istituti scolastici della città. L'iniziativa è stata coordinata dall'assessore comunale Silvana Cicciola, che ha dichiarato come l'iniziativa sia stata supportata da un importante lavoro di squadra. Parliamo ancora del rientro a scuola. Rientro amaro quello di quest'anno per gli studenti e le loro famiglie che si troveranno ad affrontare il problema dell'aumento dei costi per il corredo scolastico e di libri di testo. Numeri assai importanti, stimati del 6,6% rispetto allo scorso anno. Come ogni anno, il rientro a scuola si fa portatore di momenti di criticità per gli alunni e studenti e le loro famiglie. Quasi sempre si trovano infatti ad affrontare i meccanismi di un sistema scolastico non totalmente adeguato, che oscilla tra edifici non sempre rispettosi di tutte le regole sulla sicurezza, ma anche di una non efficiente organizzazione interna in merito a docenti e personale. Ma tra il tutto c'è un aspetto che crea immediatamente difficoltà, soprattutto oggi, che quasi tutti vivono una diffusa negativa condizione economica, quello relativo ai costi dell'istruzione, alle spese per i corredi scolastici e quelle dei libri di testo, soldi che ogni anno devono essere comunque sborsati in maniera più consistente dalle famiglie per permettere ai loro figli di studiare e realizzarsi per il futuro. Quest'anno la previsione è piuttosto pesante. Parliamo di una spesa media per corredo pari a 647 euro, un aumento del 6,6 rispetto allo scorso anno. Comunque questa è la cifra stimata soltanto per il corredo scolastico, al quale bisognerà aggiungere l'aumento per i libri di testo, che sempre in media è pari a 591 euro, con un incremento, sempre rispetto al 2023, del 18%. Si è conclusa a San Salvo la quarta edizione del campo scuola, denominato Anch'io sono la protezione civile. All'iniziativa hanno partecipato 25 tra ragazzi e ragazze che si sono cimentati in attività di antincendio, primo soccorso, radiocomunicazioni e protezione civile. Formare i più giovani alla responsabilità e alla coscienza civica è una delle priorità dell'amministrazione del Comune in provincia di Chieti. Contributi nazionali dal Fondo per le mense biologiche. Nel Molise i finanziamenti sono previsti solo per il Comune di Isernia. La città di Isernia è il solo comune della regione ad essere stato incluso nell'elenco dei beneficiari delle risorse economiche legate alle mense biologiche.
I fondi arrivano grazie al lavoro svolto dall'ANCI con il governo relativo ai criteri per individuare i nuclei familiari in stato di necessità. Il risultato ottenuto dall'amministrazione del capoluogo di provincia è il frutto della buona riuscita del recente bando per la gestione del servizio mensa, puntando su requisiti di qualità, provenienza dei prodotti alimentari, stagionalità e diversificazione. Un servizio pubblico di ristorazione inoltre senza spese a carico delle famiglie beneficiarie, prestazioni che di questi tempi appaiono non di poco conto per aiutare in qualche modo numerosi nuclei familiari che vivono situazioni di difficoltà occupazionale, sociale ed economica. Il Teatro Verde di Termoli chiude la sua stagione estiva proponendo I Promessi Sposi, il musical, uno spettacolo che era stato rinviato a causa del maltempo. L'opera è stata scritta dall'autore televisivo Michele Guardie e da Pippo Flora ed è stata realizzata con la regia di Graziano Galatone. Sarà proposta dopodomani, 29 agosto, a partire dalle 21. Invece inizia nel tardo pomeriggio ad Isernia il programma della terza edizione di Capolinea, quest'anno dedicato alla terra di lavoro. Si apre con l'allestimento alle 18 al chiostro di Palazzo San Francesco, con l'inaugurazione della mostra fotografica di Salvatore Di Viglio e prosegue alle 19 all'ex lavatoio con lo spettacolo teatrale E quindi uscimo a riveder le stelle. Da 18 anni alla guida della diocesi di Termoli Larino, Sua Eccellenza Gianfranco De Luca ha celebrato il giubileo sacerdotale per il mezzo secolo di ministero della religione cattolica. Vediamo. La chiesa di San Francesco a Termoli è stata chiamata a ricevere la comunità diocesana e almeno una decina di vescovi nella celebrazione del giubileo sacerdotale di Monsignor Gianfranco De Luca per i suoi 50 anni di sacerdozio. Il vescovo, atteso alle dimissioni come da diritto canonico il prossimo 11 settembre, da 18 anni è alla guida della curia, era il lontano 2006. Da quando avevo 16 anni ho capito che tra me e il sacerdozio non c'era solo il mare, ma l'abisso del mare da attraversare. E per cui avevo anche come pensato che non era per me, e non lo è per me, secondo le mie forze, secondo le mie capacità. Poi proprio qualche amico mi ha fatto scoprire, attraverso il Vangelo ho vissuto l'amore di Dio, e su quell'amore, no, che potevo costruire, anzi ero chiamato a costruire fidandomi di Lui, perché non era la mia chiamata, non era un'autovocazione, era una chiamata da parte sua, dinanzi alla quale io mi sono visto proprio zero. E lì è così, su questo amore. Per cui è questa fraternità, no? È stata di sostegno ed è tuttora di accompagnamento, la certezza di essere, ecco, e di essere chiesa. E dentro questa madre e con questi fratelli tutto è possibile, no? Tutto è possibile. Anche vivere il ministero così alto e così grande che al quale il Signore mi ha chiamato. Parliamo ancora di eventi estivi. Domani sera a San Giovanni in Galdo sarà Giovanni Miraldi in arte brusco a salire sul palco per la festività in onore del Santo Patrono. Il solista romano è una delle icone del panorama della musica reggae italiana. Questa sera invece all'area eventi di Selvapiana il primo concerto del Campobasso Summer Festival. Sul palco in apertura della rassegna di fine estate la cantautrice siciliana Carmen Consoli. Adesso spazio alle previsioni del tempo. Expert Link arriva a Termoli. Vediamo insieme cos'è. È un grandissimo assortimento presente in un piccolo store. È fiducia, perché ci siamo noi a consigliarti. È servizi, perché soddisfiamo ogni tua esigenza. E poter scegliere fra 8.500 prodotti con un semplice touch. Metal Impianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metal Impianti Boiano. Info 0874 77 34 54.
La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve. Specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Variabili le condizioni meteo sul centro-sud Italia nella giornata di oggi, con parziali annuvolamenti nelle ore pomeridiane e locali piogge soprattutto sulle zone interne. Le temperature in Molise sono comprese tra la minima di 21 gradi a Campobasso fino alla massima di 34 ad Isernia. In Abruzzo valori compresi tra 20 gradi dell'Aquila ai 34 di Pescara. Ventilazione debole, mare Adriatico poco mosso. Domani mattina alternanza tra parziale nuvolosità e schiarite su entrambe le regioni. Con Carpi Rimini si è conclusa la prima giornata del torneo di calcio di Serie C stagione 2024-2025. Andiamo a vedere i risultati completi e la classifica. Prima giornata del campionato di calcio di Serie C, girone B, Arezzo Campobasso 1-0, Carpi Rimini 2-2, Gubbio Sestri Levante 1-0, Legnago Pontedera 2-3, Pianese Perugia 3-3, Pineto Lucchese 0-0, Spallascoli 2-2, Ternana Pescara 1-2, Torres Vispesaro 3-0, Virtus Entella Milan Futuro 1-0. Torres Pontedera Pescara, Arezzo, Gubbio e Virtus Entella a 3 punti. Perugia, Pianese, Ascoli, Carpi, Rimini, Lucchese e Pineto 1 punto. A 0 Legnago, Ternana, Campobasso, Milan Futuro, Sestri Levante e Vispesaro, meno 2 per la SPAL. Il rosso diretto al difensore Mondonico a metà del primo tempo ha influito sul risultato negativo del Campobasso ad Arezzo, ma i rossoblù guardano avanti già al successivo impegno di sabato in casa contro i veneti del Legnago. Il Campobasso del duo Braglia De Simone Masticamaro, dopo la sconfitta nella prima giornata del ritorno tra i professionisti ad Arezzo, ad influire negativamente sulla prestazione prima e sul risultato dopo, l'espulsione del difensore centrale Mondonico, che ha lasciato i molisani in 10 per oltre un'ora. Ma per il vice allenatore Domenico De Simone si sono comunque visti passi in avanti. Io credo che nei primi 20 minuti, fin quando siamo rimasti in parità numerica, credo che il Campobasso abbia fatto qualche cosina in più rispetto all'Arezzo e forse meritava anche il vantaggio. Poi è chiaro che l'espulsione non ci ha concesso più quella pressione alta, medio-alta che avevamo preparato e dove effettivamente, soprattutto nei primi 20 minuti, avevamo messo in grossa difficoltà l'Arezzo. Ma nonostante tutto devo dire che i ragazzi si sono comportati benissimo, perché reggere 70-80 minuti con queste temperature e a questo punto del campionato con un uomo in meno contro una squadra che comunque ha delle ambizioni come l'Arezzo, credo che c'è da fare solo dei grossi complimenti ai ragazzi. Inizialmente credo che forse le scelte erano abbastanza azzeccate, credo che ci avevamo visto abbastanza bene, volevamo sfruttare l'ampiezza e credo che ci fossimo quasi riusciti, perché sia con Kevin, con Averi che con Pierno più delle volte siamo arrivati al cross, abbiamo mancato l'occasione per poco. Poi ci sono degli episodi sui quali gira la partita, vedi il rigore, vedi il palo, vedi l'espulsione. Però oggi recriminare, ripeto, conta poco. Noi a casa registriamo una prestazione importante, dei grossi passi in avanti. E oggi mastichiamo amaro, ma diciamo guardiamo avanti e proseguiamo il nostro percorso di crescita pensando già alla prossima. Sabato, ultimo giorno del mese, alle ore 18 all'Avicor Molinari di Contrada Selvapiana, i rossoblù esordiranno tra le mura amiche contro il Legnago. Entrambe le formazioni sono alla ricerca dei primi punti in classifica.
Domani pomeriggio il Comitato regionale della Federcalcio presenterà nella sede di Via De Gasperi a Ripa Limosani i calendari dei campionati di eccellenza e promozione per la stagione sportiva 2024-2025. Alla manifestazione interverrà il presidente della FIGC Molise, Piero Di Cristinzi. Pallavolo maschile di Serie A3, la neopromossa Spike Devils Campobasso ha iniziato la preparazione fisica e sui fondamentali tecnici che porterà il sestetto del capoluogo all'esordio in campionato il 13 ottobre a Lago Negro in provincia di Potenza. Ha vinto la prima sfida contro la Grecia l'atleta italiana Chiara Tavani, che si trova a Budapest per i mondiali di kickboxing. L'atleta di Termoli, allenata da Carmine De Palma, è l'unica molisana partecipante quest'anno alla competizione internazionale in corso in Ungheria. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.